parla un sacco di tutti presenti, ma tanto molti sindaci presenti a questa sera di insegnamento, che ringrazio, alla parlamentare così chiamati, rappresentanti del mondo della politica, del mio candidato, rappresentanti del sindaco, tutti da io penso il nostro ringraziamento per essere presenti a questo momento importante della vita politica del nostro territorio. È vero, siamo un po' emozionati anche oggi, ma 5 anni fa ha senso che eravamo tutti. Perché 5 anni fa non avevamo messo in campo tutto il territorio, tutti quanti. Abbiamo messo in campo la scommessa, la nuova provincia, la provincia del Medio Campidano. La provincia è nata perché voleva contrapporsi allo Stato che della provincia di Cagliari, che non riusciva a limitare, a spostare sul terreno di un'altra scorsa, a rilasciare la provincia della Stato, ma mai, una bimba, mai. È nato da questo desiderio. E quel giorno lì noi stavamo iniziando una scommessa. Abbiamo iniziato questa scommessa, questo progetto. In questi 5 anni lo abbiamo mandato avanti. E il risultato elettorale ha detto sì che c'è stata un'attenzione, però che c'è comunque attenzione verso questa provincia. Attenzione perché comunque rappresentiamo in questo contesto l'intervento per l'eccellenza di questo territorio. Abbiamo fatto tante cose, non le sto a elencare. È vero, ne abbiamo fatto tante anche assieme, nella prima fase della legislatura, soprattutto sulle cose importanti, c'è sempre stato un amico. E oggi sto intervenendo esclusivamente per ricordare come allora ci fu questa opportunità che da oggi in poi ci debba comunque essere. Perché come non può esserci un'unanimità se pensiamo ai problemi dell'ospedale di San Gallino, se pensiamo alla Chiesa, ai problemi dell'industria, ai problemi di Fontei, non mi elenco, sono tanti. E non sento neanche che siamo ultimi, perché possiamo essere ultimi in certe situazioni, ma non siamo ultimi per impegno, per essere ostinati, per essere decisi e per essere uniti quando ce lo bisogna. E l'appello che faccio stasera è proprio questo, all'unità che ci ha sempre contraddistinto. Quando le fabbriche sono andate male, hanno finito il sogno industriale, è proprio questa nostra ostinazione, questo nostro essere uniti che ha fatto sì che rinascesse un tessuto sociale e industriale diverso sì ma comunque produttivo. Cioè siamo quelli che comunque, meno capitalisti, che ce la mettono tutta per raggiungere il risultato. Vorrei che questo consiglio, come ha senso 5 anni fa, prenda, come sembra che abbia preso, sinceramente, questo impegno per poter superare così le problematiche del territorio. E a questo mi appello. E se le province ogni giorno in televisione sentiamo quando c'è un problema, andiamo in provincia, è uno slogan. Noi a questo slogan possiamo rispondere solo con il nostro lavoro, con i nostri impegni, continuando e cercando di realizzare quel progetto iniziato 5 anni fa, ma da oggi si riparte da capo, 0-0 qua al centro, e si inizia a continuare questo grande lavoro e questo progetto. Ecco, io sottolineo che vogliamo farlo assieme a voi, che vogliamo farlo tutti assieme, perché questo momento di crisi non ci permette di andare separatamente. Quindi un buon lavoro a tutti e speriamo di sintonia in questo.